Al tavolo tecnico che si è impegnato su queste tematiche è emerso subito l'esigenza di fare a distanza di un anno e mezzo dall'evento sismico più o meno del 20-29 maggio un primo punto della situazione per verificare lo stato dell'arte, perché è evidente che questi 18 mesi che sono stati impegnati con, sostanzialmente per creare un quadro di riferimento operativo che consentisse, c'è stato una, da parte del sindaco un riferimento alla necessità di creare un quadro delle regole percorribili, visto che questo ancora non era presente all'atto dell'evento, quindi noi abbiamo ritenuto di dover fare un punto della situazione ad oggi per vederne aspetti, stato di fatto, criticità emerse e feedback che si potevano trarre da queste cose per un futuro approccio ad altri eventi che non ci auguriamo ma che presumibilmente potranno esserci, anche eventualmente in altre parti del paese, che possono cogliere dall'esperienza nostra gli aspetti giusti, quelli meno giusti, le cose da correggere e da rivedere. Questo era un obiettivo, diciamo, di una prima riflessione che non vuole naturalmente allargarsi più di tanto, ma però il tema ci sembrava importante. Abbiamo preparato alcune slide per riassumere un po' appunto questo percorso. Allora, la prima slide che vedete si chiama Stato dell'arte, definisce, mette in evidenza quelli che sono stati i primi impegni che il territorio ha dovuto assumersi per poter approcciare l'evento. Quindi, innanzitutto abbiamo avuto la normativa nazionale, è uscito il decreto legislativo 74 del 6 giugno 2013, che poi è stato recepito dalla legge 122, trasformato in, diciamo, del 1 agosto 2013. Questa normativa è diventata di carattere prescrittivo per il nostro territorio, ma si presume che lo potrà essere anche per altri eventi assimilabili. Caratteristiche di questa normativa, interessandoci in questo primo intervento prioritariamente dell'apparato produttivo, è stato il famoso articolo 3, là dove ha definito in che modo si poteva superare la difficoltà immediata, l'evento immediato, perseguendo l'ottenimento di una certificazione di agibilità sismica provvisoria mediante interventi di primo approccio, diciamo, per poi successivamente stabilire che nell'arco di 4-8 anni si doveva andare ad adeguare i fabbricati, che aventi certe caratteristiche, al 60% di quanto previsto dalle nuove norme sismiche del 2008. A questo è seguito poi un insieme di ordinanze regionali che sono state emesse dal commissario. Alla data del 6 novembre sono diventate 231 ordinanze. Quindi un impegno anche di studio da parte di tutti gli attori in campo particolarmente importante, perché parliamo veramente di tanta roba. A seguire, sempre in termini organizzativi, si è proceduto a elaborare due strumenti informatici in grado di consentire l'approccio al sistema dei contributi, il MUDE per quel che riguardava gli edifici residenziali e lo Sfinge per quel che riguardava le ordinanze numero 57 e 23 inerenti soprattutto, non soprattutto, specificatamente edifici di carattere industriali e assimilabili. Si è definito anche un quadro economico dei contributi che ammontavano a 2,5 miliardi di forniti direttamente dallo Stato, 0,67 miliardi dall'Unione Europea, 6 miliardi della Cassa Depositi e Prestiti. In effetti questi numeri non
non sono del tutto esaustivi, perché abbiamo provato a cercarli in maniera più esatta, sappiamo da vari convegni e interventi che si è parlato di 9-11 miliardi. Questi sono 9, come avrete notato, potrebbero diventare anche 11 con dei finanziamenti conto interesse o cose del genere, che però noi non abbiamo avuto, siamo andati sul sito della Regione a vedere, ma non abbiamo trovato quegli altri 2 miliardi a cui più volte si è accennato come potessero venire fuori, ma comunque. Abbiamo poi fatto una slide dove vediamo ad oggi come si sta procedendo. Allora, vedete che sul MUDE, quindi per quanto riguarda gli edifici residenziali, ad oggi abbiamo 2.773 domande depositate, 2.757 domande in lavorazione, 1.699 sono quelle approvate. I contributi concessi sono stati 172,7 milioni di euro. Qui nella slide non trovate il dato dei metri quadri, ma mi è sfuggito, ma comunque per un costo, un contributo al metro quadro di 123,3 euro al metro quadro, i contributi però effettivamente erogati ad oggi sono 69,7 milioni di euro. Poi faremo delle considerazioni su sono molti, sono pochi. Avanti con la slide successiva. Per quel che riguarda Sfinge, quindi avremo due di slide, ma comunque, sono state presentate 447 domande per contributi richiesti di pari a 333,6 milioni, le domande approvate sono state 114, quindi il 25%, i contributi concessi sono stati 57,9 milioni, i contributi in liquidazione attualmente sono 13 milioni, quindi lascio alla tavola rotonda il fare poi considerazioni successive. Ancora, sul fondo INAIL sono state presentate 482 domande, 114 sono state le approvate, i costi sostenuti dalle imprese corrispondenti sono stati 17,8 milioni, i contributi in liquidazione sono stati 4,2 milioni. La Regione naturalmente ha dovuto darsi da fare per creare un'organizzazione che potesse seguire l'insieme degli interventi, valutare i progetti e da qui poi procedere alle erogazioni. Allora, nell'ambito degli edifici residenziali, quelli che fanno capo al sistema cosiddetto MUDE, la famosa cambiale a rani viene erogata dai comuni, la valutazione viene fatta dai tecnici comunali, mentre invece per quel che riguarda le imprese, la Regione si è creata questi contributi, questi progetti di ripristino e ricostruzione vengono visionati direttamente dalla Regione attraverso il sistema del gruppo di lavoro del SII e l'ERVET. Quindi è passato diverso tempo per organizzarsi, per creare il sistema delle ordinanze, per chiarire, per determinare i finanziamenti, per chiarire le procedure, per darsi un'organizzazione sul territorio che fosse in grado di seguire queste cose. Che criticità sono emerse? L'ultima ordinanza emessa è la numero 136 del 4/11/2013, io mi sono fermato qui, sono già passati altri 10 giorni, forse è uscito qualcos'altro, anzi sicuramente. Le ordinanze 6/11/2013 quindi sono diventate 136 del 2013, 95 del 2012, 231 ordinanze totali emesse. Andiamo avanti. Quindi si ribadisce quindi la complessità dell'apparato prescrittivo, diciamo, e operativo. Ancora, gli strumenti operativi Sfinge e MUDE sono stati prodotti dopo aver definito il quadro legislativo di riferimento, i quadri amministrativi di riferimento in Regione e Comune sono fatti da personale inesperto, io qui l'ho messo tra virgolette, non intendendolo quindi
con chi ci siamo messi, ma per forza di cose, avendo a loro volta dovuto fare riferimento a questo insieme di normative e di ordinanze che sono venute creandosi nel giro dei 18 mesi, a loro volta le devono studiare esattamente come tutti i tecnici che sono fuori dalla pubblica amministrazione, che a loro volta, momento per momento, ogni progetto richiede uno studio di queste cose per poter essere presentato. La legislazione prodotta, i quadri amministrativi di riferimento in regione e comune sono fatti, la legislazione prodotta cerca di definire tutte le casistiche possibili nelle tipologie di danno prodotte dall'evento sismico, segue difficoltà nel definire gli importi di lavoro, di miglioria e ripristino degli edifici e quindi dei relativi contributi. C'è stato uno sforzo grandissimo nelle ordinanze per cercare di immaginare tutte le casistiche che potevano verificarsi dovute all'evento sismico, con ovvie difficoltà, perché mettere in inquadrare tutto era pressoché impossibile. Questo ha portato come conseguenza la difficoltà poi di approccio all'esame dei progetti, alla valutazione della correttezza degli importi richiesti e quant'altro. Ancora, le procedure previste per la valutazione delle domande sono complesse, richiedono l'assunzione di personale nei comuni e in regione, con la conseguenza di aumento dei costi nella pubblica amministrazione. Le procedure chiedono alla burocrazia assunzione di responsabilità, ne consegue che la burocrazia, parlo dei tecnici che prima sempre virgolettati, dicevo inesperti, sono portati a fare un controllo di verifica minuziosa tale da ritardare i lavori in modo rilevante, perché una delle criticità ovvie lamentata sul territorio e che credo che tutti condividiamo sia quella che gli interventi stanno procedendo abbastanza rilento, quindi questa cosa qui si traduce poi in una mancanza di efficacia e quindi anche di capacità proprio realizzativa sul territorio e di ripristino, dovendo inventare i prezzi che poi vanno debbono essere trattati con chi è preposto al controllo, comporta una sorta di lib-lab sull'esame del progetto che ritarda i tempi di acquisizione. Le caratteristiche, infine c'è un'altra criticità che è emersa, che è lamentata sul territorio ma che è sotto gli occhi di tutti, e cioè la caratteristica che viene richiesta alle imprese esecutrici degli interventi in termini di solidità economica, quindi iscrizione SOA, general contratto, white list e così via, ha creato un insieme di difficoltà, perché il nostro territorio è caratterizzato da un insieme di piccole e medie imprese, è tipico dell'Emilia Romagna, quindi è stato necessario anche da parte delle imprese di riorganizzarsi, di ripensarsi, di riaggregarsi, di vedere come poter procedere per ottenere le qualifiche necessarie a poter lavorare. Tenete conto che la richiesta di iscrizione alle whitelist ammonta a migliaia di richieste, ne sono, risultano ad oggi, io il numero esatto non ce l'ho, ma parliamo di poche decine che sono quelle che sono già state inserite nelle whitelist, mentre invece moltissime si presentano ancora per la realizzazione degli interventi con semplicemente la richiesta di iscrizione nelle whitelist, che viene per ora considerato un elemento ancora accettabile, però non ce l'hanno, quindi potrebbero iniziare i lavori e paradossalmente trovarsi a doverli fermare per le ragioni che immaginiamo. Ancora nelle criticità possiamo immaginare le spese tecniche ammesse a contributo, che non coprono generalmente i costi del professionista esterno. L'Europa prevede che in effetti si possa contribuire dal punto di vista delle spese tecniche per il solo 10% dell'importo dei lavori. Noi come Regione abbiamo recepito questa indicazione. Risulta evidente però che nell'eccezionalità dell'evento
La parte propriamente tecnica di ripristino del fabbricato, la soluzione tecnica, finisce con l'incidere sui costi complessivi di quanto è da fare per presentare i progetti, seguire i lavori, direzione lavori, andare a dire ai contributi e così via, nella misura non superiore al 20-30%. È molto di più il tempo che si impiega per seguire tutte le procedure e per attivarsi nello studio e nel reimpiego di quanto studiato, di quanto non sia il tempo tecnico necessario a produrre il progetto o a immaginare la soluzione tecnica necessaria. Ecco, un'altra criticità decisamente rilevante è questa. Voi sapete che l'ordinanza numero 57 prevede di intervenire con dei finanziamenti che arrivano al 100% là ove ci siano stati danni. Dove non ci sono stati danni, non si danno contributi, non esiste la possibilità di accedere ai contributi. Questo è diventato ha avuto un impatto economico devastante sul territorio, in quanto esiste moltissima parte del territorio del cratere che ha questi fabbricati che non hanno avuto i danni. Parlo dei fabbricati, i prefabbricati cosiddetti. Ne consegue che dovendo comunque arrivare al 60% sono costretti a spendere di tasca propria in un momento di crisi assolutamente. Questo naturalmente comporta dal punto di vista oggettivo il fatto che le imprese non si muovono e se non si muovono tendono a diventare fuori legge, perché se da qui a 3 anni ormai non avranno fatto l'adeguamento, comunque moltissimi si troveranno fuori legge. Il feedback che noi abbiamo colto da questo stato dell'arte, da questo insieme di criticità è questo. Dunque, prima di tutto le ordinanze raccolte andrebbero pulite, nel senso che oltre a sottoporle a revisione critica, comunque andrebbero depurate delle ridondanze e organizzate in un unico testo operativo. È stato un grossissimo lavoro che la Regione ha fatto e questo in prospettiva potrebbe essere utile in ambito nazionale, quindi meriterebbe che fosse immaginato una diffusione nazionale in quanto prodotto, che fosse recepito dalla Protezione Civile e che si andasse a un unico testo nazionale, partendo da questo grosso lavoro che è stato fatto. È incredibile che in un paese fortemente sismico come il nostro ci si sia dovuti mettere a reinventare tutto. Questo è veramente una cosa che è fuori dal mondo. Poi, terzo punto che noi penseremmo importante come feedback è questo: la modifica delle procedure di verifica e incremento del lavoro di controllo in corso d'opera, aumento delle responsabilità di quanto prodotto in capo ai professionisti, cioè tutto il sistema delle ordinanze che abbiamo immaginato, così come si sta procedendo ora, è incentrato sul controllo da parte di organismi centrali della pubblica amministrazione, quelli creati ad hoc. Ma è un controllo che è anche sulle cose che chi presenta i progetti firma sotto la sua responsabilità, facendo perizie asseverate e quant'altro, e quindi assumendosi una responsabilità civile e penale. A noi sembrerebbe che per ragioni di rapidità ed efficacia, efficienza degli interventi, sarebbe molto più opportuno che si puntasse a un lavoro di controllo in corso d'opera particolarmente significativo e puntuale, contando invece sull'aumento di responsabilità da parte di chi ha prodotto progetti e domande e che li ha firmati sotto la sua responsabilità diretta. Infine, ultima cosa, tutti abbiamo colto che essere preparati in questo ambito non è facile, non esiste sul territorio una struttura tecnica che sia già in grado di applicare direttamente quanto prodotto dalla Regione. Ne consegue che, dato i tomi prodotti, sarebbe a nostro avviso estremamente rilevante che in ambito universitario si facessero delle indicazioni specifiche che portassero i nostri ragazzi ad acquisire questa tecnologia così come è stata immaginata, ripeto, dalle norme e dalle ordinanze. Grazie.